zone di Napoli, nei quartieri della città dopo la pausa estiva, dopo la fine delle vacanze e forse anche dell'estate. Passiamo al Vomero. Tanti le problematiche di questo quartiere collinare. Innanzitutto la pulizia, nuovamente ci sono cumuli di spazzatura lungo le strade agli angoli delle piazze, c'è poi il problema legato alla crisi del commercio, tantissime sono le attività che hanno chiuso e stanno chiudendo in questo quartiere. Poi c'è l'emergenza criminalità, non solo la grande criminalità ma anche la microcriminalità, le baby gang che impazzano, ed ancora la questione tutta vomerese legata al in qualche modo l'adozione delle aiuole. Andiamo a sentire le interviste. La crisi commerciale ormai è esplosa in pieno, quello che si prevedeva prima dell'estate si sta verificando. L'ultima vittima, per così dire, è un negozio storico che una ditta che operava dal 1840, la ditta Abet in via Scarlatti, quindi credo che da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo, anzi c'è qualcosa di peggio. Noi ci auguriamo che questo trend prima o poi finisca, ma sicuramente l'assenza totale anche da parte delle istituzioni di iniziative concrete a sostegno non agevola questa situazione. Tra l'altro l'amministrazione punta molto su un evento, quello della Notte Bianca al Vomero, che si terrà nelle prossime settimane, però insomma capita di sabato, non aggiunge, non toglie niente, sarà soltanto un caos indescrivibile la gran parte dei cittadini dice del Vomero. Ma guardi, la Notte Bianca è un evento che ormai è stato relegato a piccoli comuni, a realtà strapaesane, nelle grandi metropoli si fa soltanto finalizzato, posso capire una Notte Bianca dell'arte, della musica, ma una Notte Bianca come quella vomerese, che l'anno scorso è stata definita la fiera dei bancarellari, non serve nessuno, neppure al commercio, diciamocelo francamente, sabato sera, ma se uno deve acquistare e non lo fa durante la giornata, ci immaginiamo che la gente in quel caos di centinaia di migliaia di persone viene al Vomero per acquistare. I commercianti già lo sanno, quelli che l'anno scorso ci hanno creduto, ad esclusione di qualcuno che è rimasto aperto, hanno chiuso dopo un'ora, due ore, perché non ci sono affari. Allora puntare su una Notte Bianca significa tornare a Napoli alle vecchie 3F, feste, farina e forca, cioè vogliamo illudere i napoletani e vomeresi in particolare che i problemi gravissimi che abbiamo, e poi casomai accenniamo anche ad altri, si possano risolvere organizzando una festa in una serata di sabato sera, costringendo i commercianti a rimanere aperti sapendo che non faranno affari come non l'hanno fatto nelle edizioni precedenti. Altra questione, la vivibilità, perché a giorni alterni si ripresenta anche quella che è stata una macchia per Napoli e per la regione Campania, ossia l'emergenza rifiuti, perché ci sono cumuli di rifiuti ad ogni angolo di strada. Sì, sì, ed è un problema, lo dico, che non riguarda soltanto i quartieri periferici, ma riguarda anche i quartieri come Posilli, Pochiaia, Vomero. Qui poi c'è un problema aggiuntivo, poiché c'è questa grossa presenza di commercianti, c'è il problema della raccolta degli imballaggi, dei cartoni. Purtroppo molti commercianti non rispettano gli orari che sono stati imposti attraverso un'ordinanza sindacale. Questo comporta che troviamo delle sorte di mini discariche, ne segnalo un paio a via Solimena, ma anche qui a via Mario Fiore nei pressi dell'ospedale Santo Bono, e c'è anche il problema che non sono mai entrati in funzione i cosiddetti vigili ecologici, almeno noi non li abbiamo visti, che sbandierati in pompa magna quando si parlò di questa nuova iniziativa, non fanno probabilmente quello che dovrebbero fare, cioè andare a verificare, perché si può fare vedendo sugli imballaggi chi sono i commercianti che operano in questa maniera e sanzionarli adeguatamente in modo da far capire che questo non si fa. E poi bisognerebbe creare anche casomai dei punti di raccolta in alcune zone in modo che anche quando non c'è la possibilità di mettere questi imballaggi negli orari consentiti si possano raccogliere adeguatamente con le formalità stabilite nell'ordinanza, quindi chiusi e legati, e fare in modo che non si vedano queste brutture per le strade. Ultima cosa, ma probabilmente tra le principali problematiche di questa zona della città, l'emergenza criminalità.
Ma guardi, qui siamo in un campo veramente complesso. Vero è che recentemente stanno sorgendo delle associazioni che si sono fatte portavoce di questo problema, però la realtà è che la criminalità c'è e aumenta. E non è soltanto legata alla situazione di crisi attuale, è legata essenzialmente al fatto che il Vomero costituisce un grosso bacino di interessi economici con fatturati notevoli. E questa criminalità ovviamente è fortemente interessante. È un serpente che si sta insinuando. Certo, noi vediamo per esempio nel settore commerciale una serie di cambiamenti che ci lasciano molto molto preoccupati. Qui non si fa a tempo a chiudere un esercizio che ne apre un altro. E a fronte della sparizione di tanti esercizi storici, tradizionali, di famiglie che si tramandavano di padre in figlio, vediamo il sorgere di una serie di attività che ci lasciano perplessi. Ecco, rispetto a questo occorre allertare sempre, perché è un problema grave, gli organi competenti affinché guardino con attenzione a questo fenomeno senza fare distinzione, perché effettivamente non c'è tra la criminalità organizzata e la piccola criminalità. Qui sono tornati, adesso con l'apertura delle scuole il problema si ripresenterà, anche le baby gang, che purtroppo tartassano i ragazzini che escono da scuola, li derubano di cellulari, delle monetine che hanno in tasca. Questi sono fenomeni, problemi che vanno esaminati, analizzati con un'azione preventiva per evitare che possano manifestarsi.